Ho ricevuto una notifica. Dopo la disfatta dell'ultima gara, il demone di Bagnolomella ha detto di voler cambiare modulo. Nella notizia c'era scritto 3-5-2. Cosa voleva significare quel geroglifico? No! Mi stai dicendo che Corini ha cambiato di nuovo modulo? Ai, eccoci qua. Amici sportivi, bentornati sul mio canale. Io sono Antol99 e oggi siamo qui per parlare nuovamente di Angolo Rosanero, nello specifico appunto sul Palermo. Ma prima di continuare, ragazzi, spero che la intro vi sia piaciuta. Detto questo, possiamo anche incominciare questo argomento, questo contenuto dedicato al Palermo. Allora, dopo l'amichevole contro il Lommel, che alla fine non mi interessa di come sia andata, mi è sorto dentro la mia testa a un certo punto un pensiero che in effetti vacillava dentro di me, soprattutto quando ho letto che Corini aveva intenzione di cambiare modulo. Ebbene, quando ho letto la notizia, all'inizio ho pensato: wow, ma è un pazzo. La seconda: wow, ma è un pazzo. Perché se da una parte stiamo vedendo che purtroppo questa squadra sta avendo delle lacune, dall'altro ho detto: ok, se tu vuoi fare un cambio di modulo, perché dovevi attendere le ultime 8 partite di campionato? Beh, da una parte a qualcuno sorgerebbe spontanea questa domanda, però appunto non possiamo domandargli perché noi siamo solamente dei normali tifosi e i giornalisti fanno i giornalisti, l'allenatore fa l'allenatore. Quindi almeno che io non riesca ad infiltrarmi nella conferenza stampa ogni volta che Corini viene intervistato, non posso far nulla. Però cerchiamo di analizzare meglio la cosa. Perché Corini ha intenzione di cambiare il modulo? Perché la squadra non riesce a rendere? Perché i giocatori sono limitati e di conseguenza la squadra non può essere utilizzata per quel modulo? Beh, le motivazioni potrebbero essere tantissime. Potremmo divagare continuamente su teorie di cospirazione in merito alla scelta di modulo che potrebbe fare Corini in questa parte finale di stagione. Cosa ne penso io? Penso che il tipo di modulo che vorrebbe andare ad utilizzare, ovvero un 3-5-2, un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, se qualora volesse utilizzare i due attaccanti, credo che sia un'arma a doppio taglio, perché sappiamo che la difesa a 3 da una parte potrebbe essere un elemento importante, dall'altra no, perché se da una parte con la difesa a 3 difendi non proprio bene, perché non è che dietro c'è dei difensori velocissimi, dall'altra hai l'aiuto degli esterni che ti potrebbe aiutare applicandosi molto di più a livello difensivo, quindi gli esterni andrebbero a fare sostanzialmente in fase difensiva il quarto e il quinto di difesa, ovvero gli esterni del centrocampo. Bisogna vedere come andrà ad attuare questa nuova idea qualora dovesse prendere forma nelle prossime gare. Io sono di questo pensiero che qualora dovesse essere attuata questa nuova idea di gioco, andrebbe a sfruttare meglio le qualità di Xhaka Traoré o di un Di Francesco per esempio, oppure di un Alios Avasic che come trequartista in realtà col Padova se l'è cavicchiata abbastanza bene. Però bisogna vedere se i giocatori verranno utilizzati. Da questo momento in poi è chiaro che ogni scelta che verrà fatta e verrà applicata da qui a fine della stagione sarà un elemento fondamentale per le migliorie o il peggioramento di questa squadra. È chiaro che a parer mio il campionato è già compromesso, perché se fino a qualche settimana fa tu avevi più probabilità di arrivare secondo in classifica, adesso hai il 5% di possibilità che puoi effettivamente raggiungere il secondo posto, perché io non ho mai parlato, come avete ben visto anche nei video precedenti, di possibile primo posto, ma sempre di secondo posto. Ma come dissi ad inizio stagione, questa squadra può piazzarsi terza tranquillamente, nonostante la grande forza di squadra, la grande rosa che è stata letteralmente costruita in questa stagione. E molti si stanno chiedendo ancora oggi: ma allora perché si sta parlando, anche se mi sarà sfuggito principalmente questa cosa, che il City Group aveva un progetto triennale per salire in massima serie? Che io sappia non l'avevano detto, però può essere che mi è sfuggito dalla mente e che quindi sto dicendo delle fesserie. Però di certo, quando acquisti giocatori dal valore di Ranocchia, dal valore di Xhaka Traoré, ammesso che sia un fenomeno, secondo me è un buonissimo giocatore, ma fenomeno onestamente stiamo un po' esagerando, perché in Italia abbiamo questo vizio che se uno fa un gol e gioca in una grande
grande squadra è forte, non è proprio così. Ci sono vari elementi che lo caratterizzano un giocatore forte e secondo me Shaka Traoré è uno di questi, ma non è un fenomeno che ha un significato totalmente diverso. Andiamo al dunque, abbiamo acquistato giocatori come Ranocchia, Diakité, lo stesso Shaka Traoré. Sono elementi in ogni caso che in massima serie secondo me per una salvezza tranquilla risulteranno molto molto comodi. Ma allora perché questa squadra non riesce ad approcciarsi bene a questo campionato, visto che ancora il campionato non è finito? Beh, gli elementi sono tanti, non serve neanche tornare sull'allenatore, però è chiara una cosa: da una parte sì, è l'allenatore, dall'altra anche l'elemento mentale è qualcosa di assoluto valore che non bisogna sottovalutare. Quindi secondo me in queste settimane, visto che l'allenatore e il Citigroup non lo cambia, bisogna vedere in maniera molto dettagliata del perché questa squadra non è riuscita a crescere nel corso del tempo, anzi ha avuto degli elementi altalenanti che hanno fatto sì che questa squadra invece di andare avanti ha fatto il passo del gambero, che fa sembrare la squadra forte ma che poi improvvisamente fa 3000 passi indietro, anzi nelle ultime settimane ha perso ulteriormente terreno in campionato. E quindi adesso vi voglio lasciare con questo commento: se questa squadra riuscirà ad ottenere dei risultati con la difesa 3, che potrebbe farli tranquillamente visto che i giocatori ci sono a parer mio, beh, io penso che una possibilità ce l'abbiamo in realtà, quantomeno nei playoff, perché avevo già detto ad inizio video che secondo me questa Serie B sì che è difficile, ma il secondo posto era stra raggiungibile. Solo che sono subentrati numerosi fattori che non voglio menzionare in questo video perché l'avete già visti in precedenza le motivazioni, però qua sto cercando di estrapolare un po' vari argomenti del tipo: questo modulo sarà utile alla causa del Palermo? I giocatori riusciranno a fare il tipico movimento della fase difensiva, ovvero che gli esterni andranno a fare i quarti e i quinti di difesa? I trequartisti sanno che dovranno fare un certo tipo di movimento per far sì che la fase offensiva non si sbilanci parecchio lasciando delle retrovie a centrocampo e soprattutto negli esterni? Queste sono delle domande a cui dovremmo dare una risposta nel momento in cui la squadra ritornerà a giocare in campionato. E in queste settimane mi auguro che la squadra, società e staff metta in seria considerazione il fatto di studiarsi in queste due settimane tutta una serie di occorrenti che possono far sì che questa squadra possa effettivamente essere competitiva da qui alla fine della stagione, perché torno a ripetere, gli elementi ce l'abbiamo, l'allenatore e lo staff no, però sicuramente questa squadra può tirarsi fuori da questa situazione, perché non è una squadra sprovveduta, non è una squadra scarsa, l'ho detto un sacco di volte, e possiamo uscirne fuori non solo con le individualità ma con il gioco di squadra, che secondo me è più importante di un giocatore individuale, lo dico da sempre. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato un video di ragionamento anche un po' per tutti voi, e niente, sempre forza Palermo, augurandoci che il futuro prossimo sia più rosa che nero e con la speranza di toglierci delle soddisfazioni da qui a fine della stagione. Ho voluto fare un video un po' più leggero perché in effetti negli ultimi video mi ero un po' inasprito, ero diventato molto più cupo, mentre questo video volevo farlo un po' più ragionato, magari facendo fuoriuscire degli argomenti che possono essere utili anche nei commenti qualora questo video sarà visto da tantissime persone. Detto questo, sempre forza Palermo e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi!